Ultimo video giornaliero da Cannes 2015, sono in compagnia di Serena Catalano. Perché? Perché lei è una sacerdotessa di questo nuovo culto chiamato Marionesimo. Il San Pietro, diciamo, del Marionesimo. Esatto, e che sarebbe il culto di tutti coloro che venerano Marion Cotillard. E allora, per onorare la nostra ospite, oggi si parla di Macbeth, che è l'ultimo film in concorso, diretto da Justin Kurzel, che è australiano, mi pare, vero? Con Michael Fassbender e Marion Cotillard. Io lascio a te la parola. Com'è il film? Addirittura Eh beh, sono sì, sei onorata. ospite. Oh, grazie, grazie. Vabbè, il film per me, al di là del marionesimo, che adesso tu Ok. mi hai introdotto con questa cosa del marionesimo, Ma tutto quello che dirò fino a poi dopo parliamo del adesso non marionesimo. sarà mai più vero, però per me, obiettivamente, è un gran bel film. Io sono stata contenta. È equilibrato, come dicevo, è un film molto carnale, è un film che riesce a trovare la sua chiave di lettura e lasciando spazio a Shakespeare, a cui comunque è legato per forza di cose con il testo, visto che comunque si parla un linguaggio quello originale dell'opera. E riesce a trovare comunque una sua estetica nelle scene in cui Shakespeare lo permette e si equilibra in maniera, secondo me, vincente. Ecco, invece non sono per niente d'accordo, ne abbiamo parlato prima, insomma, Lo so. fuori onda, mentre pranzavamo, non sono per niente d'accordo perché credo che sia una visione estremamente convenzionale di una messa in scena di un film shakespeariano, di un adattamento shakespeariano, che mette il cinema al servizio del testo e degli attori, invece che usarli per farne appunto una visione del tutto forte, del tutto personale, visione che arriva solo in un finale che è bellissimo, ma che appunto arriva nell'ultimo quarto d'ora, mentre l'altra ora e mezza cerca di essere più o meno, non dico inventiva, ma più o meno originale, usando invece degli stilemi, secondo me, abbastanza abusati, come la macchina, la camera a mano che si muove in Ma io non sono maniera d'accordo, finto realista, e i luoghi naturali, le luci naturali, e in realtà però è tutto troppo asservito al testo, agli attori, e il cinema viene fuori poco, e quando viene fuori, come dicevi te, nei momenti in cui fa lo stile, secondo me ne esce male, tra virgolette, perché mi paiono delle scelte stilistiche, estetizzanti, che però raffreddano il concetto, raffreddano la forza visiva e sembrano quasi una volontà di esibizionismo del regista. Detto questo, non siamo non siamo d'accordo. d'accordo. Gli attori. Allora, Michael Fassbender, Partiamo da secondo Michael me gigioneggia Fassbender. un po' troppo. Beh, oddio, forse un po' sì. È un po' sì, un po' Un po' sì, un gigioneggia. po' sì. Però E comunque ha i suoi momenti. Secondo me loro due insieme funzionano diciamo che perfettamente. secondo me loro due insieme funzionano, Loro ma due insieme funzionano. quando non sono Staccati un po' insieme meno. hanno dei problemi. E adesso ti chiedo a te, perché parlaci di Perché me lo fai Marion. dire? E no, devi dirlo. È E cattiveria. devi uscirne fuori. C'è Non è giusto. del Fatto be bombing per dire che fa spendere uno gnocco, oltre a. Vedi la critica? Beh, la critica. La critica Scusa, cinema. facciamo la La critica critica. cinema. L'abbiamo già fatta che lui. Mannaggia, se no facevo la critica pure sul film, perché sennò sembra sempre che dico che fa spendere gnocco, però è Però è vero. vero, ieri ci è passato anche a 5 cm di distanza. È vero, anche a me. Anche a te? Sì, Vabbè, prima. ma è passato davanti a È un'esperienza mistica tutti. che Ho consiglio. capito, ma questo è passato davanti a tutti. Uno pensa di averci in esclusiva, di No, no, aver no, visto no, no, Fassbender. sì, ma Rauco è Assolutamente sempre no. più bello di tutti, E questo Ricordiamolo. mi pare un'evidenza oggettiva, evidentemente. Finito il photobombing. Un bacio. Salutiamo Salutiamo Eva Eva Carducci Carducci. di Best Movie. Dici. Dici, dunque, non è una classica Lady Macbeth. Non è la Lady Macbeth che tutti si aspetterebbero di vedere. Questo può essere un bene o un male, dipende poi dai punti di vista. Certo. Per me è un po' borderline, nel senso comunque ci sono dei momenti in cui ho apprezzato la sua idea di Lady Macbeth, dei momenti in cui è molto scolastica, cioè fa quello che deve fare, lo fa bene perché comunque è Una brava un'attrice, attrice. esatto, però il cuore, quello che comunque è sempre in tutte le sue performance, quello che poi ha fatto vincere un Oscar e l'ha fatto nominare per Due Cerimonie, che Sì. comunque era quello che faceva uscire la performance, in questo caso un po' tende a mancare. Su questo sono d'accordo e mi dispiace, però sono stato contento che tu l'hai potuto dire, hai Però potuto hai visto difendere. come sono oggettiva? Brava, vedi, il marionesimo non è un culto, No, ma la mia fede non è, non non vacilla, assolutamente mai. assolutamente, voglio dire, se un credente quando Dio distrugge un Assolutamente. villaggio No, 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 vacilla, non no, vacilla mai, anzi, anzi, si e rafforza. dice avrà avuto le sue ragioni per farlo. Esatto.
quindi... Ma si rafforza, io l'ho detto, io sono più fedele che mai, però nell'obiettività c'è da dire, insomma. Quindi il film ci ha lasciato divisi, ma gli attori invece ci trovano più, gli attori più abbastanza meno, d'accordo. I video da Cannes finiscono qui, però domani c'è la premiazione, la seguiamo in diretta, sempre qui sul canale, c'è anche lei, ci per sono, l'appunto, ci dovrebbe essere anche Chiara, che avete visto nel video di ieri, del Piccolo Principe, per cui ciao a tutti.